Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xiudea e ragazzi, mamma mia, avevo da fare un video sui leaks come ogni mattina. Oramai vi porto da settimane a questa parte, ma ragazzi, sono venute fuori due novità cercando così mentre pucciavo lì gli abbracci nel latte e guardavo le notizie di Fortnite, sono venute fuori due news interessantissime che non potevo non dare la priorità per il video di questa mattina. Allora, ragazzi, la prima cosa che vi voglio dire è che c'è stato pochissime ore fa, c'è stato un post di Reddit relativo al nostro succo Slurp. Durante un, come si dice, post pubblicato su Reddit, uno degli sviluppatori di Fortnite, e precisamente Epic Eric SW, che sarebbe Save the World, ma comunque ha pubblicato nella sezione Battle Royale, ci dice: "Dude, don't skimp on the deeds. In 5.10, nella patch 5.10, Slurp will give 75 points." Il succo Slurp ci ridarà 75 punti. 2 punti al secondo, 2 HP at sec. But, dice, ma, prioritize HP first. Quindi vuol dire che con la patch 5.1 il succo Slurp ci darà 2 punti salute al secondo, dando la precedenza alla salute. Quindi non darà più armatura e salute, darà prima la salute e i rimanenti all'armatura. Se i punti salute sono al top, tu prenderai lo shield. Quindi, ragazzi, è veramente una figata. Come cosa, è di pochissime ore fa il post, forse di 5-6 ore fa, il suc lo il, il lo slurp juice lo slurp juice ridarà 75 punti, dando la priorità alla salute e poi anche allo shield. Ma ragazzi, io lo so che siete qua, sto qua che mi sfrigolate come la cipollina quando devi usare per il soffritto. Voi ragazzi volete sapere l'elenco di dispositivi compatibili con Fortnite Android. Allora ragazzi, io stavo bazzicando in giro dei siti inerenti a Fortnite abbastanza di un certo peso. Io vi dico una cosa, poi ovviamente non sarà così e sappiamo tutti che non sarà così. Il sito da dove ho preso queste informazioni sostiene che Fortnite Android potrebbe uscire il 24. Non dico niente, perché qua siamo sempre sul filo del rasoio. Quindi, ragazzi, prendetela così, con le pinze la dovete prendere questa news. Ma non dovete prendere con le pinze invece quello che sto per dirvi. Abbiamo un elenco di dispositivi che sicuramente faranno girare Fortnite Android, ma non vuol dire, spero, che sia l'unico elenco di dispositivi che faccia funzionare Fortnite. Come sappiamo, l'elenco di dispositivi Android è infinito. Sappiamo che Epic Games sta lavorando per rendere la compatibilità di quasi tutti i dispositivi con Fortnite. Quella che vi sto per elencare, però, sembra davvero essere la primissima lista ufficiale, quindi chi ha questo telefono sicuro gli gira. Partiamo. Una premessa: chi di voi non dovesse avere il telefono che c'è qua nell'elenco, non si disperi e vi prego, non mi chiedete Xuder, ma per il mio Nokia 3310 funziona. Raga, non lo so, non lo sa nessuno. Io vi garantisco che il team sta sviluppando Fortnite su Android per la maggior parte di dispositivi. Non so io se il vostro dispositivo sia compatibile, sicuramente la lista è destinata ad allungarsi.
Google Pixel 2 e Pixel XL, Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Lite, Huawei Mate 9 e Mate 9 Pro, Huawei P10, P10 Plus e P10 Lite, Huawei P9 e P9 Lite, Huawei P8 Lite del 2017, LG G6, LG V30 e V30 Plus, Motorola Moto E4 Plus, Motorola Moto G5, G5 Plus e G5S, Motorola Moto Z2 Play, Nokia 6, Razer Phone, Samsung Galaxy A5 del 2017, Samsung Galaxy A7 del 2017, Samsung Galaxy J7 Prime, J7 Pro e J7 del 2017, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy On 7 del 2016, Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus, Samsung Galaxy S7 ed S7 Edge, Samsung Galaxy S8 ed S8 Plus, Sony Xperia XA, XA1 Ultra ed XA1 Plus, Sony Xperia XZ, XZS e XZ1. Questa, ragazzi, era la lista, sembrerebbe la primissima lista ufficiale dei dispositivi che faranno al 100% funzionare Fortnite su Android. Sono sicuro, ve lo ripeto per l'ennesima volta, che la lista sia molto destinata ad allungarsi, quindi non abbiate paura, non preoccupatevi se per caso il vostro dispositivo non era nell'elenco. Sono certo che presto, figurati che non mi gira sul mio Huawei Y62, per dire, mi gira benissimo altri giochi pesanti. Fortnite su Android sappiamo che peserà all'incirca 1,9 giga, sappiamo che serviranno come minimo 2 giga di RAM sul telefono. Sono convinto che anche altri modelli vedranno la luce per Fortnite Android. Beh ragazzi, intanto io quello che volevo dirvi ve l'ho detto e sono contentissimo soprattutto anche dell'update sul succo Slurp. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando ragazzi, mi raccomando, non vi dimenticate di lasciare un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi in tantissimi al canale e ovviamente di passare in live. Noi ci vediamo in live. Ciao!